È la prima giornata, ma l'adesione è altissima. Grazie al mondo della scuola che ha aderito con grande entusiasmo, c'è un'affluenza davvero molto alta dei ragazzi e degli insegnanti. E la dimostrazione è che una scuola sicura si può fare se c'è uno screening periodico. Ormai lo diciamo da mesi, ci siamo sgolati. Avevamo immaginato che alla prima difficoltà si sarebbero richiuse le scuole, ed è quello che sta avvenendo in tutta Italia. E credo che la chiusura delle scuole debba esserci soltanto in casi estremi, quando non si può fare altro, quando tutte le altre strade sono state provate. Quella dello screening agli studenti è l'unica strada per poter avere una scuola sicura, fatto periodicamente, come stiamo facendo noi da ormai per la seconda volta, almeno una volta al mese, perché può consentire appunto una scuola in presenza nella massima sicurezza. È un problema che poniamo alla Regione da mesi, del tutto inascoltati, ed è un problema che io pongo anche al sistema paese, perché Draghi nel suo insediamento ha parlato con molta forza della scuola in presenza come fondamentale per la fine dell'anno scolastico, e non facendo nulla nel frattempo è chiaro che abbiamo riniziato con la chiusura delle scuole, che se è giustificata in zone rosse come ad oggi ad Ancona, ovviamente del tutto giustificate, ci sono dati completamente fuori controllo, comunque molto, molto gravi, non è giustificata da altre parti, dove invece magari i dati ancora sono sotto controllo e dove un controllo nelle scuole può evitare l'esplosione dei casi. Siamo preoccupati perché siamo circondati, nel senso che ancora a Pesaro i dati vanno abbastanza bene, però Ancona sappiamo come va, Rimini ugualmente, Perugia è stata nelle ultime settimane una provincia molto colpita, quindi dobbiamo tenere la guardia molto alta, e lo screening è un modo per tenere la guardia molto alta.